Arjuna disse: O Signore dalle braccia possenti, vorrei conoscere lo scopo della rinuncia, Tiaga, e quello dell'ordine di rinuncia, Sannyasa, o uccisore del demone Keshi, o Rishikesha. Il Signore Beato disse: abbandonare i frutti di ogni azione è ciò che i saggi chiamano rinuncia, Tiaga, e ciò che i grandi eruditi chiamano sannyasa è la condizione dell'uomo che pratica questa rinuncia. Alcuni eruditi affermano che si deve abbandonare ogni azione interessata, mentre altri sostengono che gli atti di sacrificio, di carità e di austerità non devono mai essere abbandonati. O migliore dei Bharata, ora ascolta da me la natura della rinuncia. O tigre tra gli uomini, le scritture menzionano tre tipi di rinuncia. Non si deve rinunciare agli atti di sacrificio, di austerità e di carità, bisogna senz'altro compierli. In realtà i sacrifici, le austerità e la carità purificano persino le grandi anime. Tutte queste pratiche devono essere compiute senza aspettarsi alcun risultato. Devono essere compiute soltanto per dovere, o figlio di Prita. Questa è la mia opinione conclusiva. Non si deve mai rinunciare al dovere prescritto. Se nell'illusione l'uomo abbandona il dovere prescritto, la sua rinuncia è sotto l'influenza dell'ignoranza. Colui che per paura o ritenendolo difficile abbandona il dovere prescritto è sotto l'influenza della passione. Un atto simile non conduce mai all'elevazione che si ottiene con la rinuncia. Ma la rinuncia di colui che compie il dovere prescritto soltanto perché deve essere compiuto, senza alcun attaccamento ai frutti delle sue attività, deriva dalla virtù, o Arjuna. Coloro che sono situati nella virtù, che non odiano l'azione sfavorevole né si attaccano all'azione favorevole, non hanno dubbi sull'agire. In realtà è impossibile per l'essere incarnato rinunciare a ogni azione. Perciò si dice che pratica la vera rinuncia colui che rinuncia ai frutti dell'azione. Il triplice risultato delle azioni, desiderabile, indesiderabile e misto, attende dopo la morte l'uomo che non ha praticato la rinuncia. Ma coloro che sono nell'ordine di rinuncia non dovranno godere né soffrire di tale risultato. O Arjuna dalle braccia potenti, ascolta da me i cinque fattori dell'azione. Sono descritti dalla filosofia Sankhya come il luogo dell'azione, l'autore, i sensi, lo sforzo e l'anima suprema. Qualsiasi azione buona o cattiva che l'uomo compie con il corpo, la mente o la parola è causata da questi cinque fattori. Perciò colui che crede di essere il solo ad agire senza considerare i cinque fattori dell'azione non è certo molto intelligente ed è incapace di vedere le cose così come sono. Colui che non è motivato dal falso ego e la cui intelligenza non è condizionata, anche se uccidesse in questo mondo non uccide e i suoi atti non lo legano mai. La conoscenza, l'oggetto della conoscenza e colui che conosce sono i tre fattori che provocano l'azione. I sensi, l'azione in sé e il suo autore formano la triplice base di ogni azione. In accordo alle tre influenze della natura materiale ci sono tre tipi di conoscenza, di azioni e di autori. Ascolta mentre te li descrivo. Quella conoscenza che permette di distinguere in tutte le esistenze una natura spirituale unica, eterna, una nella molteplicità, è sotto l'influenza della virtù. Ma quella conoscenza che ci fa percepire l'esistenza di esseri di natura differente nei diversi corpi è sotto l'influenza della passione. E quella conoscenza cieca alla verità e molto limitata, con cui ci si attacca a un solo tipo di attività come se fosse tutto,
è dominata dalle tenebre dell'ignoranza. L'azione dettata dal dovere, compiuta senza attaccamento, senza attrazione né avversione, da colui che ha rinunciato ai suoi frutti, è sotto l'influenza della virtù. Ma l'azione compiuta con grande sforzo da colui che mira l'appagamento dei desideri, motivata dal falso ego, è sotto l'influenza della passione. E quell'azione compiuta nell'incoscienza e nell'illusione, senza considerare le conseguenze o l'incatenamento che comporta, che fa violenza agli altri ed è inattuabile, è sotto l'influenza dell'ignoranza. Chi agisce libero da ogni attaccamento materiale e dal falso ego, entusiasta, risoluto e indifferente al successo come al fallimento, è sotto l'influenza della virtù. Ma chi agisce attaccandosi ai frutti del suo lavoro e desidera goderne con passione, che è avido, invidioso, impuro, trasportato dalle gioie e dai dolori, è sotto l'influenza della passione. E chi agisce sempre contro i precetti delle scritture, materialista, ostinato, furbo e abile a insultare, pigro, sempre triste, che rimanda continuamente all'indomani, è sotto l'influenza dell'ignoranza. Ascolta ora, o conquistatore delle ricchezze, mentre ti descriverò nei particolari i tre tipi di intelligenza e di determinazione secondo le tre influenze della natura materiale. O figlio di Prita, quell'intelligenza che permette di distinguere ciò che si dovrebbe fare da ciò che non si dovrebbe fare, ciò che è da temere e ciò che non lo è, ciò che incatena e ciò che libera, è sotto l'influenza della virtù. Ma l'intelligenza che non distingue la via della religione da quella dell'irreligione, né distingue ciò che si dovrebbe fare da ciò che non si dovrebbe fare, quest'intelligenza imperfetta, o figlio di Prita, è sotto l'influenza della passione. E quell'intelligenza che scambia l'irreligione per religione e la religione per irreligione, che è dominata dall'illusione e dalle tenebre, che si volge sempre nella direzione sbagliata o parta, è sotto l'influenza dell'ignoranza. O figlio di Prita, la determinazione che non si può spezzare, sostenuta con fermezza dalla pratica dello yoga e che domina la mente, la vita stessa e le attività dei sensi, è sotto l'influenza della virtù. Ma la determinazione con cui si ricerca fortemente qualche interesse personale nella religione, nello sviluppo economico e nella gratificazione dei sensi, o Arjuna, è sotto l'influenza della passione. E la determinazione che non può condurre oltre il sogno, la paura, i lamenti, la tristezza e l'illusione, questa determinazione inutile è sotto l'influenza dell'ignoranza. O migliore dei Bharata, ascolta ora la descrizione dei tre tipi di felicità di cui gode l'essere condizionato e che lo conducono talvolta al termine di ogni sofferenza. La felicità che all'inizio è come veleno, ma alla fine è come nettare e che risveglia alla realizzazione spirituale è sotto l'influenza della virtù. Ma la felicità nata dal contatto dei sensi con i loro oggetti, che all'inizio sembra nettare ma alla fine è come veleno, è sotto l'influenza della passione. E quella felicità cieca alla realizzazione spirituale, che è solo illusione dall'inizio alla fine, nata dal sonno, dall'ozio e dall'errore, è sotto l'influenza dell'ignoranza. Nessuno, né sulla terra né tra gli esseri celesti, sui pianeti superiori, è libero dalle tre influenze della natura materiale. Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra si distinguono per le qualità che manifestano nell'azione, o vincitore dei nemici, secondo le tre influenze della natura materiale. Serenità, controllo di sé, austerità, purezza, tolleranza, onestà, saggezza, conoscenza e pietà sono le qualità che accompagnano l'attività del Brahmana.
eroismo, potenza, determinazione, ingegnosità, coraggio in battaglia, generosità e arte di governare sono le qualità che accompagnano le attività dello kshatriya. La tendenza a coltivare la terra, ad allevare il bestiame e a commerciare sono legate all'attività del vaisha. Il shudra invece serve gli altri col suo lavoro. Seguendo nelle sue attività la propria natura, ogni uomo può diventare perfetto. Ascolta ora, ti prego, come si giunge a questo. Adorando il Signore, che è la fonte di tutti gli esseri ed è onnipresente, l'uomo può, compiendo il proprio dovere, raggiungere la perfezione. È meglio compiere il proprio dovere, anche se in modo imperfetto, che accettare il dovere di un altro e compierlo perfettamente. Eseguendo i doveri prescritti secondo la propria natura, non si incorre mai nel peccato. Ogni impresa è coperta da qualche errore, come il fuoco è coperto dal fumo. Perciò, figlio di Kunti, nessuno deve abbandonare l'attività propria della sua natura, anche se piena di sbagli. Si possono ottenere i frutti della rinuncia semplicemente col controllo di sé, il distacco dalle cose di questo mondo e il disinteresse verso i piaceri materiali. Questa è la più alta perfezione della rinuncia. O figlio di Kunti, ascolta da me brevemente come si può raggiungere la perfezione suprema, il livello del Brahman, agendo nel modo che ti esporrò. Purificato dall'intelligenza, controllando la mente con determinazione, rinunciando agli oggetti della gratificazione dei sensi, libero dall'attaccamento e dall'avversione, l'uomo che vive in un luogo solitario, che mangia poco e controlla il corpo e la lingua, che dimora sempre in contemplazione, distaccato, senza falso ego, senza vana potenza e vanagloria, senza cupidigia né collera, che non accetta le cose materiali, libero da ogni senso di possesso, sereno, quest'uomo è certamente elevato al livello della realizzazione spirituale. Colui che raggiunge il livello trascendentale realizza subito il Brahman supremo. Non si lamenta mai e non aspira mai a niente, si mostra uguale verso tutti gli esseri viventi. In questa condizione può servirmi con una devozione pura. Si può conoscere il Signore supremo così com'è solo attraverso il servizio di devozione. E quando si diventa pienamente coscienti di Lui grazie a questa devozione, si può entrare nel regno di Dio. Sebbene impegnato in ogni tipo di attività, il mio devoto sotto la mia protezione raggiunge per la mia grazia l'eterna e immortale dimora. In tutte le attività dipendi solo da me e agisci sempre sotto la mia protezione. In questo servizio di devozione sii pienamente cosciente di me. Se diventi cosciente di me, supererai per la mia grazia tutti gli ostacoli dell'esistenza condizionata. Se invece non agisci con questa coscienza, ma con falso ego, non ascoltandomi, sarai perduto. Se non agisci secondo le mie direzioni e non combatti, allora sarai fuorviato. Spinto dalla tua natura dovrai combattere ugualmente. Preso dall'illusione, ora rifiuti di agire secondo le mie istruzioni, ma costretto dalla tua stessa natura dovrai agire ugualmente, o figlio di Kunti. Il Signore Supremo è situato nel cuore di ognuno, o Arjuna, e dirige l'errare di tutti gli esseri viventi che si trovano ciascuno come in una macchina costituita di energia materiale. Abbandonati completamente a Lui, o discendente di Bharata. Per la sua grazia raggiungerai la pace trascendentale e l'eterna e suprema dimora. Ti ho svelato così la conoscenza più confidenziale. Rifletti profondamente, poi agisci come credi.
Poiché tu sei un mio carissimo amico, ti rivelo la parte più confidenziale della conoscenza. Ascolta la mia parola detta per il tuo bene. Pensa sempre a me e diventa mio devoto. Adorami e offrimi i tuoi omaggi. Così certamente verrai a me. Te lo prometto perché tu sei un amico infinitamente caro a me. Lascia ogni forma di religione e abbandonati a me. Io ti libererò da tutte le reazioni del peccato, non temere. Questa conoscenza confidenziale non dovrà essere rivelata agli uomini non austeri, non devoti, non impegnati nel servizio di devozione o a coloro che sono invidiosi di me. Per chi insegna questo segreto supremo ai miei devoti, il servizio di devozione è assicurato e alla fine, senza dubbio, tornerà a me. Nessuno dei miei servitori in questo mondo mi è più caro di lui, e mai nessuno mi sarà più caro. Io dichiaro che colui che studia questo nostro colloquio sacro mi adora con la sua intelligenza. E chi l'ascolta con fede e senza invidia, si libera dalle reazioni dei suoi peccati e raggiunge i pianeti dove vivono i virtuosi. O Arjuna, conquistatore delle ricchezze, hai ascoltato con mente perfettamente attenta? Le tue illusioni e la tua ignoranza si sono ora dissipate. Arjuna disse: mio caro Krishna, o infallibile, la mia illusione è ora svanita. Per la tua grazia ho ritrovato la memoria e ora sono determinato e libero dal dubbio, pronto ad agire secondo le tue istruzioni. Sanjaya disse: questo è il dialogo che ho udito tra due grandi anime, Krishna e Arjuna, dialogo così meraviglioso da farmi rizzare i peli sul corpo. Per grazia di Vyasa ho udito questo colloquio, il più confidenziale, direttamente dal maestro di tutto il misticismo, Krishna, che parlava personalmente ad Arjuna. Ora, ricordando ancora questo meraviglioso e santo dialogo tra Krishna e Arjuna, provo una gioia immensa e tremo a ogni istante. Ora, quando ricordo la stupenda forma di Krishna, ancora più grande è la mia meraviglia e sempre più intensa è la mia gioia. Ovunque si trovi Krishna, il maestro di tutti i mistici, e ovunque si trovi Arjuna, l'arciere supremo, là regnano sicuramente opulenza, vittoria, straordinaria potenza e moralità. Questa è la mia opinione.